Gianni Colacione, 20 gennaio 2012, stiamo al Comitato di Radicali Italiani, Comitato Nazionale, nella prima giornata, e siamo in compagnia di Claudia Sterzi, ovviamente membro di Comitato e anche membro della nuova giunta che è stata formata recentissima, e le chiediamo ovviamente intanto questa giunta come si sente, anche se ancora mi sembra non si sia ancora riunita, e che prospettiva operativa ovviamente. Sì, ok, va bene. Allora, questa giunta si è stata decisa negli ultimi 2 o 3 giorni da Mario e da Michele, e essendo operativa naturalmente è correlata dai gruppi di lavoro. Ora, io rispetto agli altri gruppi di lavoro non ho capito neanche bene le persone a quali gruppi di lavoro sono relativi. Rispetto a me, cioè so bene che comunque il mio argomento è l'antiproibizionismo, e su questo è improntato il lavoro che comunque si pensa di fare con me, che ho visto anche che è stato molto comunque descritto da Mario nella sua relazione iniziale, e anche Michele ci ha fatto dei richiami, nel senso che evidentemente comunque da questo gruppo antiproibizionista ci si aspetta molto, in qualche modo io spero di essere all'altezza, ci mancherebbe. E per me è un po' l'occasione che io aspettavo in realtà questa decisione di Mario e di Michele, perché comunque per me l'anno che si apre politico è importante sapere se lo potevo vivere sulla battaglia sull'antiproibizionismo legittimata all'interno del mio partito, o se comunque da radicale lo dovevo vivere relazionandomi più con gli altri gruppi magari non radicali, per cui è importante anche la nomina, perché mi legittima ad agire all'interno del mio partito sul livello italiano e in qualche modo anche europeo, perché comunque Mario ha richiamato Vienna 2012 eccetera eccetera. E quindi questa per me è un'occasione di fondere il gruppo operativo ARA con il gruppo antiproibizionista di Radicali Italiani e di riuscire magari a mettere in moto una serie di iniziative politiche concrete sull'antiproibizionismo, naturalmente partendo dalla legalizzazione delle droghe leggere, che è quella alla fine della battaglia che ha qualche prospettiva di riuscita, quella per le droghe pesanti ancora è ben lontana da avvenire. Ho sentito che Mario ha fatto un richiamo alla riduzione del danno, per cui vuol dire che come visione generale sembra che il Partito Radicale ancora per quest'anno sulle droghe pesanti si voglia muovere in un'ottica di riduzione del danno, che per me è un'ottica minimalista, riduttiva, però comunque ben venga, ci mancherebbe altro. È giusto anche che questa battaglia sia graduale, per cui va benissimo cominciare comunque da un rafforzamento della battaglia per la legalizzazione delle droghe leggere e in qualche modo, non dico rimandare, ma comunque aspettare sul discorso, anche se andando a Vienna in qualche modo, poi ho sentito anche per Duca che sul transnazionale pensava di essere presente a Vienna all'interno delle istituzioni, per cui vuol dire che in qualche maniera noi comunque anche rivendichiamo la nostra posizione, che è quella di legalizzazione anche delle droghe pesanti. Ora bisogna vedere un po' come muoversi, un attimo come muoversi nei prossimi mesi. Ci descrivi un pochino anche per tutti coloro che non lo sanno che cos'è questo appuntamento di Vienna? L'appuntamento di Vienna è dunque una... diciamo una convenzione, ora non mi ricordo il nome esatto, una commissione, una convenzione, cioè si riunisce una volta l'anno regolarmente a Vienna in genere la commissione ONU sulle politiche sulle droghe. In questo caso siamo all'anno seguente al 50° anniversario della convenzione ONU sui narcotici e sugli stupefacenti, e diciamo che in qualche modo è vista specialmente dal mondo antiproibizionista o comunque dal mondo pro legalizzazione come un appuntamento importante, perché dopo 50 anni veramente possiamo affermare, come dei vesti radicali affermano ormai da decenni e come altre voci si sono aggiunte, che il proibizionismo ha fallito, che ha prodotto più danni di quanti problemi in realtà è riuscito a risolvere, per cui un appuntamento importante, perché magari a seguito di, da una parte, il rapporto della Commissione globale, da una parte una serie di sperimentazioni compiute nei vari stati, è il momento nel quale forse riusciremo ad avere perlomeno un'inversione di rotta, di tendenza. Non è che uno si aspetta che ci sia un cambiamento, una rivoluzione radicale all'improvviso, però d'altra parte dell'evidenza bisogna anche prendere atto, e può darsi che la Commissione ONU, specialmente se spinta sia da forze interne che da forze esterne, riesco un attimo a prendere atto dell'evidenza e comincio un minimo di inversione di tendenza per quello che sono le strategie per la lotta. Poi a che cosa? La lotta deve essere agli abusi, alle tossicodipendenze, non è tanto al consumo di droga, alla lotta o alla droga. Quello che interessa e ci accomuna ai proibizionisti è il fatto che quello che noi desideriamo
è che le persone abbiano un rapporto migliore, non di dipendenza, né di abuso, né di malattia, diciamo in qualche modo, che ognuno possa usare responsabilmente delle sostanze che desidera senza per questo cadere in dei fenomeni invece di consumo problematico, pluriconsumo, dipendenza e abusa. Ascolta Claudia, volevo da te appunto se potevi farmi una specie di stato dell'arte tra il coordinamento tra il mondo frammentario dell'antiproibizionismo politico, che in qualche modo è una sorta di è un serbatoio anche tematico, culturale, ma anche diciamo così di possibile sostegno politico alle battaglie, e invece l'antiproibizionismo di tipo politico, quello che appunto rivendica la lotta antiproibizionista come una lotta per la libertà, e che io penso sia fortemente politica, anche se non ovviamente partitocratica, però spesso non partitocratica, antiproibizionismo apolitico, forse queste distinzioni non le percepisce bene, cioè sono apolitici senza pensare che poi in tutto sommato se un miglioramento viene fatto dalla politica, cioè una legge. Per forza, sicuramente, e la situazione è molto complicata. Devo dire che finalmente sembrano superati i problemi precedenti. I problemi precedenti è una frammentazione totale del mondo antiproibizionista, chiaramente anche voluta da quello che è l'avversario, perché è chiaro che se dividi una forza la rendi più gestibile, e ci sono, in Italia ci sono 3-4 milioni di consumatori, per cui la forza sta nel numero praticamente. Se l'avversario riesce a frammentarci è chiaro che ha vinto su tutti i fronti. Nell'ultimo anno, due anni, ci sono state delle numerose iniziative che hanno tentato di equalizzare i diversi movimenti. Siamo ancora in alto mare, perché poi c'è di tutto, ci sono i movimenti dell'estrema sinistra, ci sono i movimenti liberali, ci sono i movimenti radicali, per cui è molto difficile. Poi in dei momenti sembra che si riesca a lavorare insieme e poi dopo si va tutto a mare all'improvviso. Ora la coalizione appunto è su questo appuntamento per Vienna, marzo 2012, ma anche per una serie di iniziative da fare in Italia. Io sono ancora fiducioso e ottimista sul fatto che sia possibile comunque lavorare tutti insieme su un obiettivo comune. Questo è molto importante, perché se in 4 milioni di consumatori si riuscisse ad andare in piazza, è chiaro che la battaglia sarebbe già a un ottimo punto. Rispetto al discorso politico o non politico, certo c'è una forte base, un forte consenso che semplicemente aderisce perché sono consumatori, e chiaramente certo che vorrebbero non essere perseguitati dalla polizia, certo che vorrebbero acquistare dei prodotti sicuri invece che andare a comprarsi in piazza dei prodotti che non si sa assolutamente che cosa contengono. Sicuramente non si rendono conto dell'importanza del livello politico, anche perché c'è tutta questa disaffezione generale alla politica, no? Per cui alla fine sembra sempre... D'altra parte ti dirò che anche le forze politiche non ci hanno messo tanto, a parte i radicali, che comunque rimangono la forza, secondo me, in campo più coerente negli anni e più convinta e pervicace su questo tema. Ora ultimamente è venuto fuori Ferrero, che è un a sinistra, diciamo, come si può chiamare, estrema, massimalista, chiamiamola come vogliamo, il quale ora dice bisogna legalizzare la droga leggera, quando Ferrero è lo stesso che quando c'era la ruota nel pugno ha impedito in tutti i modi ai nostri deputati di portare avanti delle proposte di legge, quando comunque eravamo al governo, e le proposte di legge che magari potevano essere comunque positive, del Donatella Poretti, di Rita Bernardini. Per cui da una parte ha fatto ostruzionismo quando c'era la possibilità di veramente portarle ad attuazione, dall'altra oggi viene fuori e vuole cavalcare l'onda di questo movimento antiproibizionista che comunque nell'ultimo anno in Italia si è molto sviluppato, non solo in Italia, però anche in Italia si è molto sviluppato. Per esempio un'altra forza in campo sono i liberali di PLI, liberali italiani, i quali ultimamente, dopo aver partecipato al governo Berlusconi Giovanardi per tutti gli anni che è durato, adesso all'improvviso hanno scoperto di essere antiproibizionisti e hanno cercato in qualche maniera di mettere un cappello sulla battaglia antiproibizionista, hanno fondato un gruppo Facebook, si sono vantati che si legalizzerà soltanto attraverso di loro, ci hanno attaccato in occasione del caso Cosentino dicendo appunto i radicali all'improvviso si sono svegliati sulla battaglia antiproibizionista, che veramente, cioè non è che ci siamo svegliati ora, ma magari purtroppo è difficile saperlo perché abbiamo comunque l'informazione che non ci supporta, però comunque battaglie ne sono state fatte. Io sarà un discorso di parte, però l'unica forza coerente e sincera in campo che vedo, pur con tutti i suoi grandi difetti,
è quella radicale. Dalle altre parti politiche vedo spesso nel corso degli anni un tentativo di coprire, appunto, di impossessarsi di una battaglia, di cavalcarla, però poi quando siamo alla resa dei fatti, quando sono al governo, quando hanno posizione di potere, poi sono tutti pronti invece a nascondersi, appunto, a tirare il sasso, a nascondere la mano e a non lavorare insieme a chi vorrebbe veramente, che poi se non c'è il livello concreto è inutile fare tanti discorsi e tante chiacchiere. È un momento difficile, anche perché comunque la battaglia antiproibizionista sulle droghe sembra una cosa che non è prioritaria, no? Diceva, c'è tanti problemi a cui pensare, l'economia, la gente non arriva in fondo al mese, figurati se non lo so, pure io e pure te, ce lo sappiamo benissimo, e le persone sono, c'è disoccupazione giovanile al 39%, cioè mi sembra assurdo a dirlo, però mi sembra che la cifra sia questa. C'è una situazione in Italia che è tragica, tragica da tutti i punti di vista, dice che ti va a occupare delle droghe, che è un fatto minimale. Io continuo a sostenere che invece è fondamentale, nel senso che anche sul livello economico il discorso delle droghe ha una forte influenza, almeno per tre aspetti. Uno è comunque le spese che noi sosteniamo per la lotta proibizionista, per cui spese giudiziarie, spese di carcere, con tutti i carcerati che sono carcerati per reati legati ai reati di droga, e questo è un aspetto economico, cioè lo spreco di risorse nel combattere una battaglia che poi non serve a niente, perché il consumo aumenta comunque, e soprattutto aumenta il consumo problematico, perché col proibizionismo aumenta il consumo problematico, mentre dovunque sono stati tentati esperimenti di legalizzazione, quello che diminuisce non è tanto il consumo in sé, ma il consumo problematico, quindi le dipendenze, i pluri abusi e tutte queste cose. Un altro aspetto economico è quello naturalmente della diciamo, lotta alla criminalità organizzata, che si pasce e campa e vive per gran parte, non dico per tutto, perché ormai si sono specializzati in mille settori, i rifiuti, gli appalti, tutte queste cose, però in gran parte si sostiene e si è sostenuta soprattutto sul narcotraffico, per cui quello è un altro aspetto economicamente rilevante, perché è ovvio che comunque tutti i soldi che poi vengono guadagnati attraverso il narcotraffico, attraverso il proibizionismo, vengono reinvestiti in corruzione politica e corruzione delle forze dell'ordine. Questo emerge, non perché lo dico io, emerge ormai da studi così numerosi a livello mondiale che non importa nemmeno sottolinearli, perché insomma, è anche l'evidenza dei fatti, proprio letteralmente. Il terzo aspetto economico sono i guadagni che deriverebbero invece dalla legalizzazione delle droghe, perché c'è un enorme processo che si mette in moto di tassazione, di emersione dal nero, e un'economia che dal nero diventa invece legale, e in qualche maniera porta anche guadagni piuttosto ingenti. Ora, sono state fatte delle inchieste in Francia, Simone Sapienza ne ha scritto, ne ha fatto un'inchiesta, io per i numeri non ho memoria, per cui è bene andare a vedere i materiali suoi, che invece sono esaurienti dal punto di vista dei numeri. E quindi sono tre aspetti nei quali comunque anche a livello economico la battaglia antiproibizionista ha una rilevanza non da poco, a parte poi quello che è il diritto individuale ai comportamenti personali, il diritto dei malati all'accesso ai farmaci cannabinoidi, cioè c'è anche tutta un'altra serie di discorsi, il diritto semplicemente civile dell'individuo, che non è che perché si è fatto una canna 3 settimane fa perde ogni diritto all'improvviso, e questa è una cosa veramente barbara, perché poi vediamo anche gli effetti, purtroppo la maggior parte dei suicidi in carcere sono gente che va dentro per reati legati alla droga, è un continuo. Io leggevo l'articolo di Sofi l'altro giorno, in cui metteva bene in evidenza, cioè suicida il tale, il tale va dentro per reati legati alla droga, secondo suicida va dentro per spaccio di droga, il terzo suicida dentro per, cioè alla fine di questi suicidi in carcere, se si riuscisse a fare una statistica, cosa che io non ho i mezzi nelle risorse per poterla fare, mi sembra che la maggior parte comunque sono persone che vanno dentro per reati tra virgolette legati alla droga, e poi reati tra virgolette nel senso che o sono tossicodipendenti che spacciano per il bisogno di sostentare la loro malattia, per cui sono malati che dovrebbero essere curati, o poveri extracomunitari che non trovano altra maniera di sbarcare i donati e vengono assunti da una malavita che ha facilità poi nell'assumerli, perché non c'è nessun tipo di controllo di legalità reale. Claudia, noi ti ringraziamo della tua disponibilità, ti facciamo tanti auguri e ovviamente ti facciamo auguri, certo, per questi nuovi incarichi.